Signore e signori, è con grande piacere che vi invitiamo alla prima edizione della Saga del Degrado! Sono qui perché sono studentessa. Io studio a Padova. Sono qua in segno di protesta. Per essere solidale con i ragazzi. Questi bambini studenti dovranno seguire le sorge! La Sagra del Degrado è nata dalla necessità di trasportare in piazza un qualcosa che evidentemente era troppo grande per essere solo una pagina Facebook. Nel gioco, nello scherzo, però manifestando la propria esigenza di differenza e di un altro modello. Penso che la protesta, se è fatta in questa maniera civile, va bene. Io sono venuto in questa città che non sapevo di tutta questa situazione. Probabilmente da studente fuori sede, forse avrei fatto delle riflessioni più approfondite su non venire a Padova. Un'ordinanza che in realtà è una maxi ordinanza. Sono il massimo della demenza se si vuole costruire una città intelligente, solidale, aperta, culturalmente vivace. Quest'ordinanza è un'ordinanza molto, molto mediatica e poco attuativa. Fino adesso sono titoli sui giornali, però di definitivo non c'è niente ancora. Il Consiglio si deve riunire e stabilirà qual è la cosa migliore per risolvere questo problema. Spero che qualcosa da noi, dal basso, venga fuori. Che sia in grado nei prossimi mesi di creare un'opposizione extra istituzionale rispetto a quella comunale. Anche per questo abbiamo deciso di rilanciare la settimana prossima un nuovo intervento, una nuova presenza di piazza, magari con altri mezzi, per tentare di costruire un ragionamento su una Padova diversa. Studenti, cittadini, reti associative sono qualcosa di vivo e che sicuramente non si piega ai diktat leghisti. Vogliamo chiedere a Bitonci di rendersi conto che non sta amministrando un comune di 15.000 persone, ma una città di 200.000 persone con 60.000 studenti universitari, decine di migliaia di lavoratori che vengono da tutta Italia, e un'altra città è assolutamente necessaria. Basta concordare le cose, andare d'accordo di qua e di là.